Sprechi, i giocatori del Milan si lamentano con il direttore di gara, si pensava a un recupero più lungo. Ah, sicuramente questo è il vero motivo del pareggio del Milan con la Salernitana. Perché se in settimana le ho andate a dire tranquillamente ai napoletani, oggi mi sento particolarmente empatico verso i tifosi milanisti, oggi posso dire lo stesso del Milan, che al 22 dicembre abolisce completamente la possibilità di entrare in una corsa scudetto. Per qualcuno di voi c'è ancora questa possibilità, perché i punti sono 8 e le partite rimaste sono ancora 22, anzi 21 per il Milan. Certo, peccato che questi numeri aberranti si leggano da soli per il Milan di trasferta. Quarta trasferta consecutiva non vinta e soprattutto 16 gol subiti in 9 trasferte. Una media di 2 gol subiti per trasferta, un'altra squadra di Milano ne ha subiti 2 di gol. Ci sono 14 gol di differenza in un intero girone di andata, ragazzi. Cioè, forse il Milan ha subito in neanche un girone tutti i gol dell'anno dello scudetto. Questa è la vera differenza, perché ha voglia a fare ancora i cafoni, a dire, oh, dopo l'Atalanta guardiamo un attimino il calendario del Milan. Dunque, Milan-Monza, Salernitana-Milan, Empoli-Milan, Milan-Udinese, anche Milan-Sassuolo. Potremmo rientrare? No, perché il campionato si vince con le piccole. Salernitana-Inter per 60 minuti regna lo 0-0. Poi come fa il primo gol? La partita è vinta e la vinci. E il Milan queste cose non le sa più fare. Va in vantaggio e si fa riprendere. L'ultima trasferta vinta a Genoa e manco la doveva vincere. Cioè ragazzi, questo è il Milan. Mi farò i cazzi miei tranquillamente domani quando sarò impegnato a farmi andare di traverso il panettone per quelli che avranno da dire questa cosa, visto che le analisi le faccio con tutte le squadre e per la mia sono sempre stato il più critico dei critici. Quindi oggi lasciatemi dare questa interpretazione al Milan, ragazzi. Ha voglia a nominare gli infortuni, tra l'altro, basta. Non è neanche più un qualcosa dove provo della pena per il Milan, perché adesso diventa veramente una roba estenuante, imbarazzante. Tomori, l'unico difensore centrale rimasto, si fa passare per normale il fatto che si faccia male. Acerbi, non mi sembra ad oggi che con tutti i problemi di De Vrij, Dumfries, Pavard e Bastoni si sia mai rotto, quindi c'è qualcosa di diverso. E persino in un Inter come quest'anno, che sembra averne più degli altri anni, l'era di infortuni, il Milan continua sempre a peggiorare sotto questo punto di vista, ragazzi. Cioè, letteralmente. Poi anche lì, vedo Tomori a terra, la squadra non recepisce il messaggio e non indietreggia da squadra per aiutare o rendersi conto del problema che c'era da superare fino a quando quelli della Salernitana non avessero deciso di buttare nel caso la palla fuori. Cioè il Milan ha perso questo e purtroppo mi è da dire che sempre nella figura di Sandro Tonali vai a ritrovare il riassunto di tutto questo. Però quello che doveva proporre il Milan era molto altro. La campagna acquisti ti doveva far dire che Loftus-Cheek non è solo l'uomo che ti segna col Cagliari, è l'uomo che ti dovrebbe fare molto più la differenza. E non sto parlando di Loftus-Cheek solo per la marcatura che ha avuto con Fazio, sto parlando di un Milan che concede 20 tiri alla Salernitana, ragazzi. Non sto qui a dirvi, oh, la Salernitana è una squadra imbarazzante. No, perché con Inzaghi si è visto già anche quello che aveva fatto l'Atalanta nel primo tempo. Una squadra che ci sa stare in questa Serie A. C'ha molto più senso. Una squadra che se la lotterà fino alla fine e che ad oggi continuasse con questo spirito può tranquillamente mettere nei casini Empoli, Sassuolo, Udinese, che a proposito di punti persi come il Milan è un'esperta, tanto che è riuscita a vincere in questo campionato solo contro il Milan ad oggi in campionato, e poi il Verona può benissimo rientrarci. Certo, per loro è una mazzata totale, per il Milan però lo è nella mente. Comunque anche oggi in vantaggio, niente da fare, con il Lecce stessa cosa, ragazzi. Cioè, questo è il discorso, questa è l'analisi, punto. Cioè, poco sta da girare intorno. Troppe cose buttate via, Milan troppo caotico e confusionario quando poi prende quel gol. Perché poi dici, il Milan fino a qualche anno fa le trasferte le vinceva, perché quest'anno non ne vince più? Perché non ne vince più, ragazzi, è molto semplice, non si sa letteralmente più come far passare il tempo col Milan in vantaggio. Il Milan è una squadra che per chiudere una partita deve sempre concedere tanto all'avversario. È soltanto un'inerzia il gol che arriva, perché Magna non può sempre parare tutto. Cioè oggi non ha parato sul tiro di Candreva, che vabbè, anche lui con le statistiche è veramente un mago, riesce a segnare alla Roma, alla Lazio, è un po' come il Sassuolo, cioè cose che non ti spieghi. Il Sassuolo prende gol da chiunque, batte l'Inter e la Juve e va bene, però lo prendi prima o poi. Cioè, perché poi non può neanche pararti tutto. E ha sempre parato tutto Magnan, ragazzi. Ma ogni partita c'è sempre stato un intervento maiuscolo.
Assolutamente, più di qualsiasi altra squadra in Serie A che sta a quei livelli, c'ha un portiere che la classifica gliela fa anche leggere sotto quell'ottica lì, cioè ancora con distacco dal quarto posto, che poi vabbè, da oggi comincerà ad assottigliarsi perché la Fiorentina si rifà sotto, però oggi l'Inter c'ha una possibilità di andare a più 11, più 11 è una distanza che non c'era neanche l'anno scorso sul Napoli, a questo punto il Milan c'aveva 37 di punti, non 33, e i primi ce l'avevano 44, appunto, quindi erano ancora più vicini. Ora possono essere più lontani, e possono essere più lontani. Sicuramente il Milan potrebbe anche non perderle tutte come fece l'anno scorso. C'è quel déjà vu in questo momento nell'analisi del risultato, quel 2-2 in realtà arrivò anche nell'anno dello scudetto. Anche lì nell'anno dello scudetto i punti erano 36, sono 33, sono un po' di meno. Poi il Milan qui da quell'anno lì, il girone di ritorno le vinse tutte. Che garanzie c'ho che il Milan quest'anno me le vinca tutte, sinceramente? Io non ho nessuna garanzia da parte di questo Milan. Sembrava, no? Kier Tomori essere quella coppia ricreata. Non dura la coppia, non dura la coppia. Kier non ha i 90 minuti, entra Simic, Tomori si fa male. Teo è un altro giocatore, si sta perdendo questa favola del Teo Hernandez, terzino sinistro più forte, è andata veramente, veramente a scendere questa roba qua, giocatore che non ha molta più voglia anche spesso di starci nella partita, di lottare con la squadra, di accorgersi che ci sono certe accortezze da fare in difesa, delle marcature da tenere, è un giocatore che ormai questa fase la tralascia completamente, sembrava dopo l'inizio alla sua avventura al Milan averlo curato questo dettaglio, lo sta perdendo. E non è più un fattore avere Teo e Leao dalla stessa fascia. Non è più una roba del genere. Un tempo era la catena più paurosa della Serie A. Quest'anno quanti gol arrivano da quella catena? Cioè veramente quanta percentuale arriva dall'asse Teo-Leao sulla sinistra? Un tempo era forse il 70%. Anche per giocate che non per forza arrivavano dalla sinistra, ma da azioni singolari o comunque dove loro due erano presenti in chiave di gol o assist. Manca questo sicuramente, perché tra l'altro Tomori, che ancora oggi mi dico basta, fascia di Calabria, fascia di capitano a Calabria, perché è un aborto vedere una roba del genere, onestamente, sarebbe come vederla indossare a De Sciglio quando gioca Danilo insieme a lui, solo perché magari dice c'ha più presenza, cosa che non trova manco c'ha De Sciglio, però insomma, l'avete capito qual è il discorso, no? Basta stare qua a usare sta parola, sto riferimento con le presenze, un giocatore ha una certa importanza nella squadra, forse lo può essere solo adesso che Tomori si è rotto, ma proprio dopo la fine dei tempi di tutti quanti. E sì, anche lì, cioè, non ci sono state delle risposte da parte di quello che doveva essere un mercato clamoroso, con Chukwuez che in campionato sta ancora a zero gol, con Loftus che ha perso e l'ha fatto solo col Cagliari, la sua vera grande partita solo col Paris Saint-Germain, giocatori non calati in questa mentalità, non calati in un campionato dove sanno anche accettare il fatto che bisogna rispettare l'avversario per certe volte. Non è un'eresia dire questo, non è una vergogna dirlo. Si può dire che questo campionato rispetto agli altri anni ha delle squadre anche al di dietro delle prime posizioni di tutto rispetto, consolidati, che hanno il loro perché, un loro DNA forte, un'impronta che ci sta, ci possono uscire tanti risultati in tutte le partite, questa è una cosa che tutti devono capire, soprattutto quando si parla di Milan e non si parla di corazzata Inter in questo caso. Però ragazzi, oggi, cioè, io per un tifoso, milanista sarei avvelenato, cioè io ho un amico che non è neanche esultato al gol di Jovic, non è neanche esultato al gol di Chukwuez, se vogliamo dirla tutta contro il Newcastle, letteralmente, perché non gli andava di fare quella competizione. E anche invitandoli io alla riflessione, dicendo guarda, l'Europa League in realtà è qualcosa che ci può stare, c'ha il suo senso, perché sì, tanto voglia, non lo potete fare il turnover, cioè di questo andazzo non lo fate il turnover, cioè si rischia di creare una squadra obbligatoria per quelle competizioni, cioè sotto Mori c'è una roba di un mese adesso, ok, cioè da sperare che poi a febbraio la squadra tiri dritto, perché da febbraio a marzo e fa l'Europa League col campionato e questi sono i titolari che ti rimangono, cioè non puoi manco utilizzare il Pobega di turno, che magari un Pioli avrebbe utilizzato per riuscire a tenere un risultato con un po' di fisicità, abbassando la qualità della squadra. E con questo sta venendo a calare il Milan, cioè la voglia trovare altre analisi. Salernitana 0, Inter 4. Io non sto parlando, io sto parlando dell'Inter, di squadre che all'inizio del campionato hanno avuto uno un mercato, uno una rosa e uno dei risultati importanti, due semifinaliste di Champions League, che non mi possono l'anno dopo avere una media punti in meno di 2 punti per partita, perché di solito si va in Champions con una media di 2 punti per partita, di solito questa è la quota a 33 punti di 17 giornate del quinto posto, storicamente in Serie A con 33 punti in certi campionati.
faccio un esempio, nel 2012-2013 sei quinto, nel 2013-14 sei quinto, nel 2015-2016 risei quinto a meno uno dal sesto posto, nel 2016-17 sei sesto con questi punti qua, uguale nel 17-18. In poche annate 33 punti bastano per avere anche una distanza di 2 punti dal quarto. Quindi in questo momento anche la stessa Juventus, per esempio, che magari può avere una situazione quasi strana, dove, cioè, obiettivo è arrivare tra le prime 4. Però non è che dietro di te ci stiano a fare la guerra per volerti superare in questo momento. Ci stanno accumulando le squadre, arriveranno sulla Lazio e tutte quante, però il segnale è chiaro. Ad oggi questo pareggio ti fa significare solo una cosa: o la Juve o niente. E percentuali dove tutti diranno niente è alta, però veramente, cioè, oggi il Milan si tira già fuori da questa lotta. Allora chi rimane? Rimane che cosa? Sperare che l'Inter abbia sempre dei problemi fisici? Perché adesso stanno arrivando anche quelli. Vediamo come risponderà domani l'Inter e come risponderà la Juventus. Questo è un segnale del campionato importante. Però mi alzo da solo, con uno schiaffo. Pioli resiste ancora, perché quella sconfitta poteva pesare di più. E aveva sicuramente anche più audience, avrebbe raggiunto, no? Più clamore questa sconfitta. Arriva in pareggio, tutto limitato. No, cavolo, ma assolutamente no. Inferocito dovrebbe essere un tifoso milanista, immagino lo sarà.